Buonasera a tutti, diamo inizio al nostro incontro. Io sono il benvenuto e il saluto anche a nome del direttore del Museo Diocesano, dottor Andrea Beltrami, che è una persona presente, e ringrazio innanzitutto gli enti che hanno patrocinato questo appuntamento, in particolare anche il gruppo Don Milani di Modena, che ci ha dato anche la disponibilità, ecco, per la moderazione attraverso la professoressa Laura Righi, che a cui cedo anche la parola proprio per la moderazione dell'incontro. Grazie, buonasera a tutti, davvero benvenuti e benvenute. Con onore e con piacere accogliamo come gruppo Don Milani, che rappresento, questa offerta di essere presenti questo pomeriggio a questa presentazione. Penso di partire molto semplicemente con il ringraziamento un po' più nel dettaglio di chi ha voluto questo incontro, e senz'altro cedo poi volentieri la parola ai nostri relatori. In primis desidero ringraziare la Diocesi di Carpi, che ci accoglie, che ci ospita e che ha voluto questo incontro. E desidero ringraziare anche la casa editrice, che ha scelto come promozione di un suo testo questa cornice e questo tipo di evento. E desidero ringraziare il gruppo Scuola Fede Futuro, laboratorio per la scuola della Diocesi di Carpi, che è uno dei promotori dell'incontro stesso, insieme all'Ufficio Interdiocesano per la Scuola e gli insegnanti di religione della Diocesi di Modena Carpi, e infine desidero ringraziare il gruppo Don Milani, che ha chiesto a me di rappresentarlo in questo contesto. E certamente ringrazio i nostri ospiti che hanno scelto di accompagnare il nostro autore, che è il dottor Melloni, nella presentazione di questo testo. Ospiti che non hanno bisogno di presentazioni, ricordo semplicemente che sono con noi Monsignor Gildo Manicardi, biblista noto, nonché vicario della nostra diocesi Carpi. Sono con noi il professor Salvarani, docente di teologia del dialogo, e dialogheranno insieme al professor Alberto Melloni, storico del cristianesimo, docente di Unimore, autore del testo. A loro volentieri do la parola, aprendo con Monsignor Manicardi, un po' perché è anche padrone di casa, e buona conversazione. Grazie a tutti, buonasera. Devo correggere e smentire la simpaticissima Laura, non in ordine alfabetico dei cognomi, Manicardi e Salvarani, ma dei nomi, Brunetto e Ermenegildo. Vai. E questo era l'ultimo accordo. Bene, bene. Cedo al mio vicario preferito. È unico. Bene. Buon pomeriggio, naturalmente per me è una grande gioia essere qui tra amici, essere qui in questo luogo sempre molto affascinante, e soprattutto per provare a fornirvi alcune chiavi di lettura di un testo che, lo dico da subito, è un testo prezioso. Dispiace perché qui c'è l'autore, sembra di volerlo incensare, appunto, ma non è così, è davvero un testo prezioso. E io parto però da una vignetta, quindi si vedrà poco, però insomma è questa qua. È una vignetta di Mauro Biani, il vignettista di Repubblica, che è uscita il 13 gennaio del 2024 in occasione dei 25 anni, cioè in realtà erano due giorni prima, della morte di Fabrizio De André. E parto da qui per due motivi. Uno è perché i versi di De André
sono utilizzati dall'autore per contrappuntare le fotografie del giovane Oliviero Toscani su Barbiana che stanno nel libro, ma soprattutto per il senso di questa vignetta, perché qui c'è un De André perplesso che dice: piaccio a tutti. Ecco, quel io credo che assieme al mi ci starebbe bene quel come motivazione del tuo libro. De André perplesso di fronte alla glorificazione generalizzata e direi ormai acritica sia sua, e appunto la stessa cosa si rischia di poter dire, di dover dire di Don Lorenzo Milani, che viene chiamato mi per ragioni che forse spiegherà lui, e comunque io quando dico mi, che è una lettera dell'alfabeto greco, dico Don Milani. Questa io ritengo sia la chiave forse principale di lettura del lavoro di Melloni, di paventare il rischio di fare di me un'icona inoffensiva, priva di mordente, o un puro e semplice e alla fine comodo, in quanto inarrivabile, modello pedagogico che naturalmente c'è, ma rischia di limitare molto la portata del personaggio. Oppure appunto un prete di strada, come diversi in Italia nel post-concilio, ma lui non è un prete di strada ed è un Milani Comparetti, cioè sta all'interno di una tradizione familiare di un certo livello. Questo libro prende sul serio e assume come caso serio l'inquietudine di me, il suo bisogno di autenticità e di Vangelo, il suo brivido messianico, come spesso viene ricordato. Non a caso viene ripresa sovente la sua ebraicità, un'ebraicità mai praticata, ma la famiglia era a tutti gli effetti una famiglia ebraica, sia pure non religiosa. E allora ogni tanto nel libro vengono ripresi alcuni concetti chiave della tradizione ebraica, la parola come davar, che lo dico da subito, significa parola, ma significa anche cosa e soprattutto significa evento, avvenimento, fatto. La sensibilità hassidica di quei hassidim che vivono il fervore messianico, appunto, non distante da quello di Mi. La scuola, intesa da lui come bottega dell'arte da una parte e dall'altra come yeshiva, cioè una scuola del Talmud, una scuola talmudica, e così via. Cito da Don Milani: ecco dunque l'unica cosa decente che ci resta da fare, stare in alto, cioè in grazia di Dio, mirare in alto per noi e per gli altri e sfottere crudelmente non chi è in basso, ma chi mira basso, rinceffargli ogni giorno la sua vuotezza, la sua miseria, la sua inutilità, la sua incoerenza, star sui coglioni a tutti come sono stati i profeti innanzi e dopo Cristo, rendersi antipatici, noiosi, odosi, odiosi, insopportabili a tutti quelli che non vogliono aprire gli occhi sulla luce, e splendenti e attraenti solo per quelli che hanno grazia sufficiente da gustare altri valori che non siano quelli del mondo. Ecco, queste appunto sono parole della prosa ruvida e senza sconti di Mi. Le scrisse il 25 marzo del 1955 in una lettera a Don Ezio Palombo, quando erano appena 3 mesi dopo il trasferimento da San Donato di Calenzano a Barbiana, dove qualcuno dei suoi superiori era convinto di averlo emarginato e messo a tacere per sempre, sbagliandosi clamorosamente, è storia nota. Ecco, come capita di regola quando ci si imbatte in personaggi che riteniamo di conoscere sin troppo bene, non è facile parlare ancora di Don Milani. E qua verrebbe anche da dire un altro libro ancora su Don Milani, cosa c'è ancora da dire?
Molti uomini di chiesa, di scuola, uomini politici l'hanno letto e utilizzato con maggiore o minore sensibilità, fino al rischio di dare ragione a chi ne riferisce e ne ha riferito come una figura tanto onnipresente quanto sfocata, che oscilla fra una congerie di immagini in funzione delle inquietudini che attraversano i nostri tempi. Frainteso, criticato, a lungo ostacolato sia dalle autorità civili sia da quelle religiose, il priore di Barbiana emerge in realtà, e questo libro ne è una testimonianza, come una delle personalità più significative e anche più originali del dibattito culturale europeo del secondo dopoguerra. E quel che è certo è che ancora oggi non smette di interrogarci, a 100 anni dalla sua nascita, a volerlo ascoltare davvero. Certo, estremamente complesso da un lato, ma anche estremamente lineare e chiaro nella sua traiettoria esistenziale. Ecco, il libro Storia di Me, io lo vedo come una satura lanx, come la chiamavano i latini, cioè un piatto ricco, variopinto, composito, che si può leggere appunto a più livelli. Il primo evidentemente è il testo, la biografia di Me, una biografia appassionata e incalzante, i versi delle canzoni di Fabrizio De André e le fotografie di Olivero Toscani. E allora qui mi è venuto in mente un piccolo, quasi un gioco, raffronto tra Me e Faber, cioè Fabrizio De André, come lo chiamavano gli amici, perché in effetti è molto stimolante questa scelta. Entrambi sono cantori degli ultimi, ma senza alcuna retorica. Entrambi sono di estrazione borghese ed entrambi poi la rifiutano radicalmente, anche se per De André la figura chiave sarà quella del padre e per Milani quella della madre. Entrambi hanno evidentemente problemi con le istituzioni ecclesiastiche, militari, giuridiche e così via. Entrambi, e questo è un aspetto davvero cruciale, enfatizzano il valore e la funzione radicale della parola, quella d'avar che dicevo prima. Poi c'è una curiosità, entrambi fanno delle, Don Milani fa un'ipotesi di film su Gesù senza mai vedere Gesù protagonista. Il film non sarà realizzato, ma è interessante, un Gesù senza Gesù, e questo è esattamente quello che succede nell'album celeberrimo del 1970, La buona novella, tutto incentrato su Gesù, dove Gesù non c'è mai e c'è invece il protagonismo delle donne a partire da Maria. Ancora, alla fine mi pare che, qua si potrebbe discutere, ma li vedo come due grandi sconfitte, e qui invece mi viene in mente una riflessione di Giorgio Gaber, che ha cantato La mia generazione ha perso, e indubbiamente qui ci sono generazioni sconfitte. Infine, entrambi sono grandi estranei, il tema dell'estraneità. Me, esiliato a Barbiana, Faber, autoesiliatosi in Sardegna, nella tenuta dell'Agnata, vicino a Tempio Pausania. Molto diversi evidentemente, ma entrambi fuori dai centri che contano. Ecco, questo libro mi pare sia stato scritto per evidenziare come Me sia molto più di un maestro o un pedagogista. Certo lo è, ma è molto di più. È in primo luogo un prete cristiano, parafrasando Hannah Arendt, che definisce così Giovanni XXIII, il Papa cristiano, in cui, a ben vedere, risiede un'istanza evangelica e messianica così intensa,
si veda l'impressionante veemenza nell'apprendere, che è più volte sottolineata dai suoi formatori e dall'autore di questo libro. Gli dicevano che aveva un'impressionante veemenza nell'apprendere, da oltrepassare largamente qualsiasi esito di tipo puramente o esclusivamente pedagogico. Mi ne emerge soprattutto come un uomo capace di lottare con l'angelo, come Giacobbe, e di sostare sui confini, anche perché è nato sui confini, come dicevo, da una famiglia ebraica secolarizzata, laica, borghese. È un spesso malato, il confine tra malattia e salute per lui sarà un confine chiave, che prova una fortissima sete di assoluto e di radicalità, quella radicalità che ha vissuto anche nel suo insegnamento. Ma il centro della sua esistenza è in primo luogo una concezione radicale del valore della parola e di che cosa significhi consegnare a un altro la parola. Da una parte la parola laica della comunicazione, uno dei primi a intuire quanto sia importante, e dall'altra la parola religiosa del Vangelo, una parola che si trasforma in evento. Questa sua idea di fare un catechismo storico, che ha già a Calenzano, poi non si realizza. Infatti, come emerge chiaramente da queste pagine, mi ha sempre appassionatamente rifiutato di diventare, come lui stesso dice, un isolato profetino della sinistra. Quando diventa parroco di San Donato di Calenzano, scrive crudamente e rivelativamente: «Sono diventato un prete cattolico isolato, e un prete cattolico isolato è inutile, è come farsi una sega, non sta bene, non serve a niente e Dio non vuole». Prosa sempre molto diretta. E questo, fra l'altro, è ciò che ha riconosciuto Papa Francesco nella sua visita a Barbiana il 20 giugno del 17. Papa Francesco ha riconosciuto la vocazione presbiterale di Don Milani, evidenziando quanto c'era di avanzato e forse anche di incomprensibile per le persone che gli stavano attorno. C'era lì infatti un presbiterato che chiedeva un riconoscimento, una testimonianza evangelica che chiedeva di essere riconosciuta e capita. E Papa Francesco, direi, quel giorno, più che un risarcimento, questo Alberto l'ha messo in luce molte volte, ha riconosciuto e preso atto di ciò di cui mi è stato vittima, che ciò di cui mi è stato vittima è stata una vera e propria persecuzione ordita dalla sua Chiesa contro un proprio figlio e contro, tra l'altro, buona parte di quel chiostro dei folli di Dio che ha segnato un vasto tratto della Chiesa fiorentina del secondo Novecento. Qui i nomi poi sono impressionanti, messi in fila: Giorgio Lapira, Balducci, Turoldo, Fioretta Mazzei, Don Rosadoni, Don Facibeni, Giampaolo Meucci, Pistelli e così via. Questo libro, sto concludendo, infine è poi prezioso perché ci consente di avvicinare e di evidenziare la dimensione teologica di Don Milani, la sua teologia della storia e appunto il suo vero e proprio brivido messianico. In lui infatti la sete di Vangelo è valsa più di qualsiasi danno e qualsiasi rischio, perché, come sostiene l'autore, Mi non è mai stato un narcisista della persecuzione, ma ha sempre cercato una comunione con tutti, compresa la sua Chiesa, che gli è stata negata per una decisione precisa, esplicita e per certi versi addirittura spietata da parte dell'autorità. È un virgolettato del libro questa frase. In questo senso
la visita di Papa Bergoglio a Barbiana ha rappresentato la sutura di una gigantesca ferita, dando il senso di una pacificazione che appunto non è la riabilitazione staliniana dei caduti, ma un gesto di chiesa, un gesto di fraternità ritrovata, un caso in cui la chiesa ha riconosciuto di essere stata essa stessa sorda alla profezia, oltre che alla voce dello Spirito. Mi è stato un evento molto prezioso, più per il futuro che per il passato, quello che Alberto chiama il riconoscimento ecclesiale della sete di assoluto e di giustizia di me, delle loro proporzioni messianiche, dunque non soggettive. Infine, in Esperienze pastorali, che è l'unico libro in realtà scritto interamente da lui, Don Milani intuisce in anticipo, in sintonia coi francesi di France Pays de Mission, quella che oggi un teologo di vaglia come Christophe Theobald definisce l'esculturazione del cristianesimo dal paesaggio sociale e culturale europeo, e vi risponde nell'unico modo che gli sembra possibile, vale a dire riprendendo ancora un'intuizione di Theobald, onorando il nome del cristianesimo come stile e accettando che questo si possa fare solo a caro prezzo. Ecco, da questo punto di vista mi è ancora un oggetto incandescente, una figura non facile da affrontare, un problema di cui abbiamo bisogno di questo strano ebreo che ha fatto indigestione di Cristo, come dirà di lui Don Bensi, il suo mentore. E abbiamo ancora bisogno di leggerlo, ma soprattutto di prenderlo sul serio, anzi di coglierlo come il caso serio di questa fine della cristianità. Grazie, grazie professore per questa partenza appassionata e per questo piatto ricco, cito. Monsignore, a lei. Don Gildo. Sì, devo dichiarare subito che ho accettato questo invito perché veniva da Alberto Melloni, una persona che stimo molto. Anche lui è piuttosto incandescente, almeno nelle cose che scrive, no? E allora io volentieri ho accettato questo suo invito, anche se non sono un esperto di Don Milani, e posso dire facilmente come l'ho osservato. Io lo osservo da quando pubblicarono le sue lettere a fine degli anni 60, io ero giovane studente alla Gregoriana e lessi con estrema cura queste lettere che mi dischiudevano il mondo di un personaggio di cui nella piccola Carpi io avevo sentito parlare molto molto remotamente, no? E ovviamente da allora ho avuto tante occasioni di ripensare, quindi la mia collocazione proprio è molto semplice. E che cosa ho pensato di dire? Allora, ho preparato tre punti. Il primo è qualcosa sul libro, qualcosa su me, un prete cristiano, tra virgolette, appena citato poco fa, e poi ho preparato anche un punto, Don Milani e Don Zeno, preti di fronte ai ragazzi e al futuro nel secolo breve. Allora, non so se c'è tempo per questo, se c'è qualche gragnuola di fischi io mi fermo subito senza nessun particolare patema d'animo, quindi state tranquilli, cercherò di essere breve, contenuto, ma anche vorrei parlare perché proprio il personaggio merita attenzione. Ho preso Don Zeno perché è fossolese, carpigiano. E quando Don Zeno e Don Lorenzo Milani andava a Barbiana, Don Zeno andava a Grosseto, 53-54.
appartengono allo stesso secolo, vita molto più lunga, dirò di quella di Don Zeno, ma la questione cruciale è attorno ai primi anni 50 in fondo, no? 50-60, al 60 sono già un po' vecchietti tutti e due, a dire la verità, del pieno degli anni, la loro parabola sta già anche per la salute nel caso di Don Milani. Qualcosa sul libro, un libro affascinante, un libro commovente, io l'ho trovato molto commovente, quello è l'aggettivo che descrive di più la mia reazione, avvincente, e poi ho aggiunto è spietato, sanamente spietato, e l'amico Alberto mi lascerà dire, si intrecciano forse qui la spietatezza di Don Milani e quella del professor Melloni, che fanno un buon paio, spietatezza rivelativa, e non sto mica criticando negativamente. Per esempio l'autore racconta che morente a casa della madre è ancora assediato da un ceto ecclesiastico insopportabile, dice Melloni, che nemmeno merita i titoli di deficiente, di indemoniato conferiti da Don Milani all'arcivescovo Florit. Dunque ho cercato queste parole e penso che questo serva per entrare in un libro, avere alcune parole chiave. Vi sottolineo che ho detto commovente, spietato, poi ho detto anche affascinante e avvincente, ma commovente, spietato, beh, è un libro fatto per svegliarci, no Alberto, se ho capito bene, per vedere che il personaggio di tempra ne ha. È una grande apologia dal qualunquismo interpretativo, direi, questo libro qui. E viene un genere molto riuscito a questo libro, è un genere misto, biografico e antologico. Per questo sarà un libro che farà del bene, perché c'è una lettura biografica coraggiosa, sostanzialmente classica ma con delle punte vivaci di Melloni, ma di continuo ci sono testi soprattutto di Lorenzo Milani che lo faranno conoscere a molti in appena 200 pagine, quindi è un libro molto utile, molto fruibile, di genere misto, un'interpretazione e brani antologici scelti benissimo con il corteggio degli altri personaggi che intervengono. Il titolo dell'opera cerca di creare curiosità e ci riesce e si avvolge anche di una certa misteriosità, come misterioso il personaggio. Evidenzia fin dall'inizio una necessaria pluralità. Il nome è indicato in tre modi diversi. La storia di Mi, Lorenzino, virgola, Milani. Il vero titolo lo vedete a pagina 3. Nella copertina gli editori non so perché non hanno accolto il suggerimento di mettere la virgola dopo Lorenzino. Se la son cavata coi colori, eh? Allora questo personaggione, si chiama Mi, si chiama Lorenzino, si chiama Don Milani. Credo che Alberto Melloni ci abbia dato un buon avvio. Mi è una lettera greca, quasi il simbolo di una formula chimica. Ci sta bene Mi in una formula chimica? Oppure in un algoritmo che va dunque decifrato? E devo dire, Alberto, che quando ho preso in mano il libro, quando mi è arrivato, ho detto, ma come si legge? Men, min, bu, boh, non mi ricordavo come si diceva Mi in greco, ho dovuto guardare come si pronunciano le lettere greche. Ma ho capito bene com'è. Cosa c'è dentro questo Mi? Immaginatelo dentro un algoritmo, dentro o anche dentro una formula. Il secondo è Lorenzino, mamma mia. Il nome tenero, usato dalla mamma, che esprime debolezza, fragilità, bisogno di protezione. E infatti, quando inizia la vita, Alberto tira fuori il padre spirituale, il mentore è stato detto prima, ma lì il rapporto è molto classico, padre spirituale, che lo chiama povero passerotto, ho esagerato. Poi invece Don Milani è il nome ufficiale, il più diffuso, pensate, le scuole Don Milani, tanto che si scrive, come annota molte volte Alberto, anche senza divisione, un nome comune, Don Milani, Don Milanismo.
L'immagine di copertina è molto interessante. È la foto di un bambino, chiaramente di una borghesia colta, non è strafatto, è raffinato come vestito, di una borghesia colta che legge con serietà, sussiego e un po' di malinconia a questo bambino. Forse sta semplicemente sfogliando un album di fotografie. Ho cercato di capire cosa sta guardando, sembra che guardi un album di fotografie. E dunque noi siamo invitati a entrare così in questo povero passerottino, questo bambino di una borghesia colta che legge con serietà. No. Dentro poi troveremo stimolanti ricchezze in nuove inquadrature che Alberto Melloni fornisce da punti di vista insoliti. Cioè non c'è solo il filo principale, ma come è già stato in parte detto, c'è Oliviero Toscani. Soprattutto mi pare che molte delle sue foto insistano sulla tenerezza, ma anche le foto che non sono di Don Milani, a pagina 13, a pagina 33, a pagina 35, parlano di questa fragilità. Ha detto già Brunetto che è malaticcio, a pagina 13 c'è, mi pare sia pagina 13, ecco questo adolescente ipersensibile appoggiato verso un fiume, no? Mi pare che questo elemento della tenerezza, forse proprio perché era apparentemente così irruento, no? Toscani, e sorprendono e felicemente spiazzanti i suggerimenti di Fabrizio De André, ben sottolineati da Brunetto. Rivelativi molti passi di Don Raffaele Bensi, il prete fiorentino che accompagna la vocazione in maniera drammatica, direi, e tutta la vita di Mi. Io aggiungerei però, è citato meno spesso, ma la smisurata ammirazione di Pierpaolo Pasolini, che giudicò Esperienze pastorali, o Lettera a una professoressa, scusate, uno dei libri più belli, scritti meglio. Allora è molto interessante vedere come si colloca e vedete che questi personaggi che abbiamo elencato, nessuno di loro appartiene alla banalità. In sintesi, il libro cerca con empatia le radici più profonde e forse anche poco note del misterioso Mi. Prova a sfuggire con sistematica meticolosità dal convenzionale, come esempio dai don milanisti oppure dalla sinistra, anche cattolica. Mi, infatti, sarà vittima di volgarità 68arde, scrive brillantemente Alberto, che riesce a catturare e farne una marca che poco o nulla rispecchia di Don Milani, oppure dalla banalità più recente dell'antisessantottismo. Questi sono i due estremi, no? Attraverso i quali a volte viene letto un po' banalmente la volgarità 68arda e il più recente antisessantottismo. Se questo è il libro, qualcosa su un prete cristiano. Nell'articolazione dei capitoli si succedono i titoli e definizioni di Don Melani, il cappellano a San Donato, il priore a Barbiana, il maestro, questo non devo più dire il posto, e poi sul finire un prete cristiano, ma si dice anche, ve lo dirò dopo, un prete cristiano, io non andavo tanto alla citazione che hai fatto tu Brunetto, ma non si mette prete cattolico, perché sarebbe stato troppo bloccante, un prete cristiano, voi avete sottolineato la radice addirittura ebraica, e Alberto dice, ma si dice anche un ebreo agnostico, fattosi prete cristiano, che durante la Shoah era stato rifugiato dai genitori in un battesimo opportunistico, questa è una combine Manicardi Melloni, era stato rifugiato dai genitori in un battesimo opportunistico. Melloni ammira molto Alice Weiss, la madre, e ne ammira l'intuizione che riuscì a fare un matrimonio cristiano, battezzò i suoi bambini e poi riuscì ad avere l'esonero dalla razza ebraica. Questo non so, poi me lo spiegherai se credi Alberto di cosa si tratta. Ecco, io vorrei balbettare qualcosa
della mia personale relazione alla lettura di questo testo sulla figura di sacerdote cristiano del misterioso Mi. Condivido infatti la valutazione, molte delle valutazioni di Melloni. Partiamo dalla conversione al cristianesimo e una vocazione al sacerdozio lasciate avvolte nel mistero. Della certezza della vocazione e del suo carattere improvviso abbiamo la testimonianza che Don Raffaele Bensi fece in un'intervista televisiva. Disse che in una passeggiata di oltre 6 chilometri, un po' più di 2 ore, con cui Don Raffaele coinvolse questo ragazzo che si era rivolto a lui in sagrestia, lui credeva che semplicemente volesse confessarsi, cominciarono un dialogo e Don Bensi gli disse: ma io devo andare a benedire la salma di un prete fiorentino defunto poche ore fa. Probabilmente gli ha detto: accompagnami. Quello l'ha accompagnato, hanno fatto 2 ore insieme e di quel viaggio non sappiamo niente, abbiamo solo queste piccole parole di Don Bensi, che emerse un senso di vertigine che c'era nel cuore di questo giovane, il messianismo, usano sia Alberto che Brunetto, usano volentieri questa parola, emerse un senso di vertigine in questo giovane ebreo battezzato e agnostico e il suo bisogno impellente di una decisione totale e radicale, di una totale e radicale donazione. Al termine della preghiera davanti alla salma, Mi dichiarò all'improvviso e con drammaticità, dichiarò: io prenderò il suo posto. Ecco perché si chiama Mi. Come si fa a scavare lì dietro? Da bravo prete classico, un po' più classico di Don Milani, sarei io quello che sto definendo scherzosamente così. Sapete cosa mi è venuto in mente? Mi è venuto in mente San Damiano dei Lebrosi, il fiammingo Damiano de Wurster si chiama. E che cosa fece questo contadino fiammingo, l'apostolo di Molokai, è più noto con questo nome? Partì missionario perché apprese che all'improvviso suo fratello, che faceva parte dei padri Picpus, si era ammalato e non poteva partire. Ci andrò io. Non so se Alberto sia d'accordo, le due scene mi hanno richiamato qualcosa e c'è qualcosa che c'era già nella geografia. E lui è stato canonizzato da, mi pare, da Benedetto XVI, dunque la data della sua morte di lebbra, finì per morire di lebbra nel 1889, non aveva ancora 50 anni, quindi hanno un'età anche abbastanza simile. Dalla vocazione di Mia al sacerdozio cristiano non sappiamo altro. Perché? Probabilmente proprio per la teoria dell'arcano, di cui tornerò a parlare anche dopo, che è un passaggio molto importante di questo libro di Melloni, penso che sia uno dei suoi contributi. Nella frase conclusiva della monografia, Alberto sostiene che Mi, virgoletti, è uno dei pochi teologi dell'Italia contemporanea che costruisce una sua apocalittica e la nasconde, come colui che trovò la perla nel campo e la seppellì per comperare il campo e tirare fuori la stessa perla, avendone però diritto, solo che la perla era lui, era Mi. Alberto, c'è un errore, sarebbe il tesoro, non la perla. La perla è quella no, questo è Matteo 13, se volete controllare, lo dico scherzosamente perché è un piacere trovare un floscolo in un personaggio come Alberto. Avete capito come è rappresentato Milani? Uno che ha trovato il tesoro, se ne è appropriato e lo ha rinascosto perché lo trovino gli altri. Non so se ho capito bene, Alberto, io ho capito così. E questo tesoro che lui ha trovato, per un paradosso, è lui stesso, è lo stesso Mi. In realtà, di fronte alla vicenda sacerdotale di Don Milani, ho una domanda sulla quale sono molto incerto. Mi sembra infatti che si possa osservare che a Mi interessa, qui mi distanzio forse da quello che ho sentito poc'anzi, ma vediamo com'è. Sono molto incerto, ma mi sembra che questa osservazione possa aiutare a riflettere ulteriormente. A me non interessa tanto la parola,
ma il parlare dei ragazzi. Gli interessa che i ragazzi imparino a parlare, imparino a usare le parole. Ma io qui ho scritto parola con la P maiuscola. Non interessa tanto la parola. Certamente avevano anche il Vangelo. Lui aveva fatto un catechismo storico con la storia di Israele. E la mia osservazione è sottile. Non so se sia vera, ma è sottile. Il mio interrogativo non è accusatorio, ma presenta una domanda un po' perplessa. La questione del semplice lasciar parlare il ragazzo da solo, anche se davanti a un prete educatore, può essere troppo poco. Mi domando se la parola potrebbe diventare un terzio e rappresentare una proposta basata su un elemento che viene dall'esterno, rapportato a un'ospirazione accolta con fede. Questo verbum, lo dico così, o da bar, come è stato detto in ebraico testè, si può dire da bar creativo, va bene, performativo, ma dentro il da bar che cosa c'è? Allora, questo elemento probabilmente, mi domando se potrebbe questo terzium arricchire. Non sarebbe questa un'operazione di realismo antropologico, ossia di ricerca di quello che c'è nell'uomo a partire dalle sue aspirazioni rispetto all'esterno di lui? Le due parole chiave che ci ha lasciato Don Bensi è la vertigine, ma anche il bisogno di donarsi radicalmente. Vedete che c'è l'interno e c'è l'esterno, c'è il relazionale. Ho scritto qui, non sarebbe questa un'operazione di realismo antropologico, ossia di ricerca di quello che c'è nell'uomo a partire anche dalle sue aspirazioni. Non è forse proprio questo il caso della vocazione di Don Milani stesso? Un qualcosa dall'esterno, dall'interno, molto pressante, Don Bensi, la salma di quel prete fiorentino. Si potrebbe ipotizzare che il destino del lavoro con i ragazzi forse avrebbe potuto essere in parte diverso se mi avesse messo al centro anche la parola e non soltanto il parlare dei ragazzi, ossia condurre i ragazzi a parlare loro, anche se sono dei proletari a San Donato, industriali, a Barbiana, contadini, a parlare loro sotto la luce della parola. E mentre leggevo queste parti, mentre pensavo queste cose, voi sapete già chi mi è venuto in mente. Mi è venuto in mente la straordinaria avventura, molti e molti decenni dopo, in tutto un altro clima, di Carlo Maria Martini a Milano, in Italia e non solo. Sarebbe divertente scrivere quanto ha insegnato a parlare Don Milani, quanto ha insegnato a parlare Martini. Capite perché dico così? Proprio perché nel secondo caso il terzium elemento, la parola, diventa decisiva. A questo riguardo molto interessante il giudizio di Alberto Melloni, che è recuperato anche in quarta di copertina. Infatti si deve ammettere che se il tentativo di Barbiana finì per cozzare contro una lingua televisiva e una cultura consumistica, e lì in fondo in qualche modo arenarsi, scrive Melloni, mi non vuole diventare un chierico detestato che guadagna inaspettatamente pubblicità nel momento in cui il mondo a cui vuole dare la parola sta per essere fagocitato dalla lingua televisiva e dalla cultura consumistica. Proprio questo è il problema, secondo me, di una interpretazione affettuosa di Don Milani, ma realistica. In un parallelo al parlare abbiamo nella scuola di Barbiana lo scrivere che è uno scolpire elevando il di più, scavare fuori la statua che è già dentro il marmo, secondo il dettame di Michelangelo, è una cosa vecchia questa qui. Un esempio può essere quando si legge nell'avviso secondo di Melloni, è una frase molto bella di Melloni questa qui, la letteratura è teologicamente rilevante solo quando si toglie i sandali della logorrea pia, davanti al roveto della sofferenza, scava la condizione umana
E grazie a questo incavo, a questo scavo che apre, interpella Dio, senza nemmeno citarlo, e proprio perché non ne sciupa il nome. Immagine bellissima, che penso si possa imprimere molto bene nel cuore di chi legge Don Milani. Non appare però in Don Milani un interesse, questo non è una colpa, ma lo stiamo descrivendo, un interesse intenso al Concilio. Melloni scrive: mentre in migliaia di preti fiorisce la speranza di una primavera della Chiesa conciliare, mi quasi non vede il Vaticano II e certo non ne fa un centro di interesse, anche se non ha esitazioni a capire, frase terribile questa, che restituire poteri ai vescovi è il centro di una riforma che nel mezzo secolo successivo tutti avrebbero detto sterile. La frase che vale la pena di pensare, questa coda. Perché ho ripreso questo? Perché quando lessi a fine degli anni 60 l'appena fresco di stampa Lettere di Don Milani, mi chiedevo da giovane, ero un ventenne all'epoca, mi chiedevo: ma perché non c'è il Concilio? Come mai non c'è il Concilio? Me lo sono chiesto anche per Don Zeno, dirò qualcosina dopo. E questo è un aspetto che merita di essere considerato, è interessante. Forse qui si devono notare altre lontananze spirituali dai gusti del Vaticano II. Non è mica una colpa, ma stiamo cercando di dipingerlo per capirlo. Sulla liturgia ho trovato una liturgia mistica più che una liturgia della parola. Il suo giudizio giovanile sul rito tridentino della messa, superiore al pirandelliano, tre personaggi in cerca di autore. Frase misteriosa, affascinante. Ma la liturgia del Vaticano II aveva al centro la parola. Non gliene sto facendo una colpa, no? Ma sto proprio cercando di volergli bene e mettendolo nel contesto con tutto quello che anche lui ha vissuto. Nessun interesse per le forme di comunione presbiterale e di ricerca comune, allora molto di voga. Sembra importante il rapporto con il padre spirituale, relazione impostata molto all'antica, molto, molto autoritario, molto immediatamente post-tridentino, sembrerebbe. Anche, devo dire, una bassa propensione al dialogo, certo reso difficile dall'azione di accerchiamento e dai tentativi di rimozione. Dico con chiaramente una tesi che mi sembra che questo libro sostenga, forse anche altri: lui è rimasto vittima del desiderio di liberare quel super spiritualismo che c'era a Firenze, che ad alcuni piaceva ma ad altri non piaceva. Era difeso un po' lui da Bartoletti, tra i lunghi nomi che hai detto Bartoletti non figura, perché era il rettore del seminario Enrico Bartoletti, un uomo importantissimo, è un capranicense tra l'altro, quindi io sono devo dare un po' di tributi. Molti dicono che è il migliore segretario della CEI. Dunque lui lo ha difeso finché ha potuto. Because of this l'hanno mandato arcivescovo a Lucca, no? Allora, questo anche è molto interessante, cercare di, se si potesse, non lo so, io non è una cosa da me, ma scavare attorno a questa cosa. Ma difficoltà dunque con non pochi preti, anche con Enrico Bartoletti, suo amico. Ma quello che mi ha sorpreso di più, e qui dico qualcosa che forse vi sorprende, è questo scontro furibondo con Ermenegildo Florit, che è interessante non solo perché si chiama Ermenegildo, no, era nato nel 1901, aveva 25 anni più di... Chi era? Un friulano che hanno avuto il cattivo gusto di mandare a Firenze. E questo chi era? Era un professore di esegesi, ha fatto la tesi sui sinottici, non si chiama solo Ermenegildo, ha fatto una tesi su... i racconti della passione per dimostrare che non sono episodi, no? Che contro la teoria delle forme ha studiato, penso che fossimo negli anni 25-30 al massimo, e poi è stato professore alla Lateranense, ma al Concilio dunque lui rappresentava la scuola del Laterano, la scuola conservatrice,
ma il suo segretario è stato Umberto Betti, un personaggio che io conosco un po' di più perché se ne è interessato molto il mio amicissimo Ciola. E sapete che cosa ha fatto lui? La relazione sul capitolo secondo dei Verbum l'ha fatta lui. Betti lo descrive, dice, sembrava un cadavere ambulante, ma ha fatto la presentazione, credo temperata, qui Alberto sa molto più di me, quindi io lo vedo come un personaggio, vedo che non è del tutto d'accordo, lo vedo un personaggio molto complesso, comunque, senza togliere niente a Don Milani, questo problema di cercare di buttare un dialogo, cercare di questa sensibilità forse non c'è. Io qui ho scritto un conservatore di scuola romana, ma anche del tutto autonomo. L'essere prete, questo è molto bello in Don Milani, questo amo molto anch'io, non s'ammanta di una teologia del sacerdozio, né della sensibilità ieratica degli anni 50 del secolo scorso, la sensibilità di Pacelli, pure capranicense, a proposito di Capranica, né in stilemi comunitario dialogici simili a quelli postconciliare. L'essere prete piuttosto è contenuto dentro una disciplina dell'arcano. Qui leggo un testo del 69, quasi ormai alla fine del nostro mi. Non potrei vivere nella Chiesa neanche un minuto se dovessi vivere in quell'atteggiamento difensivo e disperato sopra aveva parlato di gente sempre con il puntello in mano a puntellare la Chiesa. Non potrei vivere nella Chiesa neanche un minuto se dovessi vivere in quell'atteggiamento difensivo e disperato, e vi vivo e ci parlo in assoluta libertà di parola, di pensiero, di metodo, di ogni cosa. Se dicessi che credo in Dio direi troppo poco, perché gli voglio bene, e capirai, dice il suo destinatario di lettera, e capirai che volere bene a uno è qualcosa in più che credere nella sua esistenza. Ecco perché la mia scuola è assolutamente a confessionale. Un testo, questo qui ritengo importantissimo, finale, apre, no? Perché Dio ci sia bisogna non parlarne troppo, bisogna cavarsi i sandali. Sì. Ma non allarghiamo con altri personaggi. Non, bene, direi questo è il frutto migliore che ho trovato leggendo questo libro. La forza del suo sacerdozio cristiano è l'odio per ciò che maschera l'ingiustizia. Da qui le sue distanze dalla Democrazia Cristiana di De Gasperi, che lo pretendeva a livello basso, non di De Gasperi, come la sicurezza anticomunista. Prendi i tuoi ragazzi perché certo non sono comunisti. Ci ha fatto una crisi terribile Don Milani quando ha capito che gli hanno preso il ragazzo, perché dice se viene da Don Milani non è certo un comunista. Dunque è molto molto interessante, ma si distanziava dalla Democrazia Cristiana di De Gasperi, ma anche dal Partito Comunista, come si vede dalla celeberrima lettera a Pipetta. Quando avrei vinto, io andrò da un'altra parte. Questo prete che aveva tutto quello che occorre per fare allontanare la gente è stato un vero nemico di tutto ciò che non è nostra colpa, tutto ciò che è nostra colpa non saper odiare abbastanza e con abbastanza tenacia in noi stessi e negli altri. È una frase di Giudici molto bella che è usata in vari punti di questo libro. E che i primi due punti li ho finiti, ho perso il senso del tempo, andiamo ancora avanti un po' o mi fermo? Secondo me il tempo in questa fase è terminato, sì. Io passerei la voce al professore e senz'altro volentieri ringrazio Don Gildo. Mi duole fermarlo in questa prima parte perché è un piacere ascoltarlo. La lettura del testo è appassionata, acuta. Credo che insieme alla voce del professor Salvarani non potesse offrire assist migliore al professor Melloni per il suo intervento. Grazie. Allora, abbiamo... Grazie.
non c'è bisogno. Abbiamo interlocuto Don Gildo sull'orlo di Don Zeno. Vabbè, Don Zeno non ci perdonerà perché erano preti che non perdonavano niente a nessuno, quindi figurarsi a noi. Quindi non mi meraviglierebbe questo. No, grazie molti di questo invito, di questa occasione, grazie alle letture che hanno fatto Brunetto e Don Gildo di questo volume. E lo sforzo che stava dietro anche quel gioco del titolo della lettera mancante era, come è stato detto, il bisogno, il tentativo di riuscire ad evitare di finire dentro il grande bacino dei luoghi comuni che attorno a Don Milani sono frequentissimi, usuali, spalmati continuamente, a lungo usato come se fosse una specie di Nutella pedagogica del pane cucinato nel 68, e poi da ultimo invece va molto di moda dargli le colpe di una scuola che, se ridiventasse autoritaria e classista, sarebbe molto meglio, che così i bambini ci avrebbero il grembiule e tutte le cose potrebbero ritornare perfettamente in ordine e il merito avrebbe fatto la sua avanzata trionfale nel nostro sistema educativo. Quello che mi sembrava utile mostrare erano alcune cose che sono state già sottolineate. E da un lato siamo in presenza di un personaggio che non appartiene in niente alle cose che sono i suoi stereotipi. Non è soltanto, su questo lo sottolineo, non è soltanto uno di una famiglia ricca, come il caso di André, di industriali dell'alta borghesia. È un uomo che appartiene a famiglie di un livello culturale super stratosferico. A me piace sempre ricordare che quando la mamma impara l'inglese lo impara da Joyce, che quando suo zio fa la specializzazione va via da uno psichiatra che si chiama Freud, che suo nonno, che faceva l'archeologo, ha trovato l'Apollo Milani, che è la più importante statua dell'archeologia etrusca che noi possediamo, e non solo, che quando va male a scuola lo mandano a ripetizione da Giorgio Pasquali, che era come fare le tabelline con Einstein. Eravamo fuori da ogni misura immaginabile possibile, ecco. E è un bambino che le foto che non sono di Toscani sono della mamma di Alice Weiss, e con la quale conserva un rapporto epistolare costante, millimetrico, micidialmente stereotipo di una famiglia ebraica ashkenazite, la mamma è ashkenazita per eccellenza, quella che nei film di Woody Allen picchia il maestro se il maestro sgrida il bambino, perché il bambino deve picchiare lei e non si permettono gli altri di toccarglielo, che non è una cosa che si possa tollerare, una cosa di questo genere. E una donna che accompagna la vita di questo figlio, che è una vita per molti versi con degli aspetti sconcertanti proprio per questo. L'idea che lui non si è laureato, è una cosa che in una famiglia così non stava né in cielo né in terra. Era come se un agnello facesse il casaro. Non è che sia un mestiere ignobile, ma non lo può fare un agnello. È evidente che non può essere così. E che cerca di trovare una ragione delle cose da fare. E Pasquali, che quando lui non si vuole iscrivere all'università, consiglia alla mamma e ad Albano di assecondarli in questa sua idea di diventare pittore. Cosa che non c'entra molto. Staud è quello da cui va a Bottega, che è il papà della moglie di Tiziano Terzani, perché siamo sempre della crema di crema, come diceva Benjamin Hacholem della Westend di Berlino. E quando va a Bottega da Staude, che non ha coso, è lì che Staude coglie quell'espressione che usava prima Brunetto. Dice che di talento non ne ha neanche un grammo, ma una veemenza nell'apprendere. Ed è da questa esperienza pittorica che nasce una cosa nella quale non è che l'esperienza d'arcano l'abbia inventata io, l'ha inventata lui, nella quale lui mistifica continuamente le cose che sta facendo. Lui a un certo punto scrive a uno dei suoi amici che va in Duomo a Milano
perché vuole vedere, vuole studiare i colori dei paramenti liturgici. Allora, di tutte le balle che uno può raccontare, per andare a messa in Duomo a Milano, questa è la più stratosferica che ci possa essere. Evidente che non c'è, non è una cosa che possa essere la ragione. C'è una cosa, per esempio, che a me non torna, è uno dei non pochi busilli irresolubili della faccenda. Quando lui va in Duomo a Milano per vedere i colori dei paramenti, a Milano predica Turoldo. Per andare a sentire Turoldo che predicava, partiva la gente al mattino presto da Varese per andarlo a sentire, perché si era messa presto. Però lui non dice mai di aver ascoltato Turoldo, neanche quando poi Turoldo diventerà una persona importante per lui a Firenze. Quando Turoldo va via, va da Don Zeno, viene cacciato da Firenze, appartiene a quella leva lì. Quella lettera del Bono in cui dice che ha letto il messale che ha trovato nella cappellina di Gigliola, che si era immaginato di affrescare, e dice che è più interessante dei sei personaggi in cerca d'autore. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire leggere il messale? E cosa vuol dire che è interessante? Perché il messale può avere tante caratteristiche, ma interessante, onestamente, è difficile dire che ci sia. E quella conversazione con Bensi, di cui Bensi dice solo quelle cose, Bensi sostiene di avere distrutto il suo carteggio con Don Milani. Io butterei giù dei muri a Firenze perché non ci credo che lui abbia fatto una cosa di questo genere, troppo intelligente per fare una sciocchezza di questo genere qua. Però di sicuro di quel colloquio non c'è nessun'altra traccia che queste 5, 6, 10 parole che dice a Enzo Biagi nel 72, 5 anni dopo la morte di Don Milani, in cui gli dice tutto il suo dramma, il suo bisogno di assoluto e questa scelta: arrivati al cadavere del prete, io prenderò il suo posto che c'è lì. Però sapete, la cosa interessante non è tanto questa, è quella che lo prendono tutti sul serio, perché il cardinale di Firenze, lì dalla costa, che non è un tipo ha una faccia che fa paura ancora vederlo nei quadri, che era uno dei grandi salvatori degli ebrei nell'Italia dell'occupazione, un uomo di un ascetismo impressionante, di un rigore assoluto, lo cresima e lo mette in seminario contro il parere dei genitori. Uno potrebbe dire, vabbè, era la solita politica degli anni 40, 30-40 della Chiesa Cattolica verso gli ebrei. La conversione degli atei rendeva tanto, la conversione degli ebrei rendeva tantissimo, perché era una specie di apoteosi del trionfo della predicazione cristiana. No, non ne mena avanti mai, in nessun genere e in nessuna forma. E anche in seminario il fatto che lui sia un Milani si nota, perché loro sono una delle poche famiglie a Firenze che ha già la macchina, ma non perché sono una famiglia ebraica. Una famiglia ebraica che non solo è una famiglia di ebrei non praticanti da due generazioni, ma nella quale c'erano queste riserve di acume, di intelligenza a cui faceva riferimento prima Don Gildo. Nel 1933, due mesi dopo l'ascesa al potere di Hitler, quando in Italia mezzo ebraismo patriottico è ancora di fede fascista e pensa che il fascismo sia l'apoteosi di una rinascita nazionale basata su altre basi, non quelle confessionali, che ha digerito quel discorso di Mussolini nella ratifica dei patti lateranensi, io sono cattolico e anticristiano, se non ci fosse stata Roma il fascismo sarebbe rimasto una setta ebraica. Bene, quando una buona parte dell'ebraismo è ancora allineata su quell'idea lì e ha paura del razzismo nazista, ma non ha ancora visto quello fascista all'opera, la mamma fa un battesimo cristiano e un matrimonio di convenienza cattolico, che però gli varrà, quando ci saranno le leggi razziali, quella unica eccezione che viene ottenuta, cioè che chi si era convertito preventivamente, in tempi non sospetti, veniva, come si diceva del gergo amministrativo delle leggi razziste, che noi chiamiamo razziali un po' per eufemismo, delle leggi razziste, che otteneva l'esonero dalla razza ebraica. E Don Milani non va in fumo, insieme a sua madre, suo padre, i suoi fratelli, per questa intuizione qua, ed è una cosa che sembra non venire fuori mai, se non in un pezzettino della lettera ai giudici
nella quale lui dice che bisogna rifiutare il gioco macabro dell'obbedienza agli ordini. E dice, se non si rifiuta questo gioco macabro, si dirà che 6 milioni di ebrei non sono mai morti, perché chi li ha uccisi è stato un pazzo, dunque non è un colpevole. Ma questa cosa qua non entra nel suo gioco, ma al tempo stesso, nel suo modo di pensare alla parola, c'è una parentela con la grande tradizione della filosofia ebraica del Novecento, che lui non conosce, per quello che noi sappiamo, e conosciamo abbastanza tutto delle sue letture, ma che c'è. C'è qualcosa che ha a che fare con Buber, che ha a che fare con Scholem, e che ha a che fare con questa tradizione del saggio sulla lingua sacra di Benjamin, che ripeto, la lezione cabalistica, che tutte le lingue vengono dal nome di Dio. Il nome di Dio è l'unico che non indica niente. Gli altri hanno tutti un'etimologia, una radice. L'unico nome che senza etimologia, che è un puro segno, è quello di Dio. C'è una frase di Scholem che a me colpisce sempre molto, perché sembra quello che pensa lui: la parola di Dio che ci parla della creazione, della rivelazione, è infinitamente interpretabile e si riflette nel nostro linguaggio. I raggi o i suoni che noi captiamo di essa non sono tanto comunicazioni quanto piuttosto appelli. A possedere significato, senso, forma, non è la parola stessa, ma la tradizione della parola, il suo mediarsi e il suo riflettersi nel tempo. Questa tradizione, che ha la sua propria dialettica, può anche trasformarsi e ridursi a un lieve, impercettibile sussurro, e possono esservi epoche come la nostra, nelle quali niente può più essere tramandato e la tradizione ammutolisce. Allora, queste cose non appartengono al bagaglio culturale esplicito di Lorenzino Milani, Weiss, Comparetti, con tutti i cognomi che poteva avere. Appartengono però alla cosa che lui interpreta e portano dentro una dinamica, quella del cattolicesimo degli anni 50, una forza assolutamente dirompente. Quando lui scrive Esperienze pastorali, è il momento in cui la maggior parte dei vescovi italiani firma appalti milionari per costruire seminari che oggi si spera di regalare all'università, se no l'unica cosa sarebbe farli brillare, che sarebbe la soluzione più, come dire, più plateale, ma insomma avrebbe tutti lo stesso giorno, no? Farli brillare tutti lo stesso giorno sarebbe una cosa strepitosa. Allora dico, lui scrive Esperienze pastorali quando i vescovi fanno questi seminari per i tarli, per gli acari della polvere, fondamentalmente. Quando c'è questa illusione trionfalistica di cui lui vede in anticipo l'esaurirsi e lo spogliarsi. Ed è interessante che la sua condanna, la sua emarginazione, non avviene per questo giudizio. Quando lui viene colpito e non viene fatto parroco di Calenzano, che era la sua aspirazione. Il mondo poi è fatto così: quella di Verdi diventare organista a Busseto, quella di Don Milani diventare parroco a Calenzano. Quando non lo fanno parroco a Calenzano, non è perché ha immaginato le cose che ci saranno in Esperienze pastorali, è per mancata collaborazione alla politica delle preferenze della DC Pratese. E la cosa che gli viene offerta, lì viene fuori la crudeltà ferocissima nei suoi confronti, gli viene offerta Barbiana non per esiliarlo, ma per espletarlo. Perché è ragionevole pensare che un ragazzo cresciuto nella Bambagia, dalla salute cagionevole, dalla vita andata così, da questa esperienza qua, gli dici che potrebbe diventare priore della Luna, quello rifiuta e dice: vabbè, ho capito, grazie, arrivederci, buonanotte al secchio, la finiamo qui. Quando lui l'accetta, cosa che dispera la mamma, perché la mamma pensa che non reggerà, e lui rovescia quello stereotipo che si credeva di lui, dell'uomo della bambagia, e diventa l'uomo con la faccia dura come pietra. Va a Barbiana e compra una tomba.
e sfruttando l'idea mobilità canonica del priore, che era un privilegio, l'unico privilegio di cui poteva godere. Questa esperienza della ferocia ecclesiastica in realtà verrà, come dire, sanata soltanto da uno di quegli atti che soltanto l'autorità romana è in grado di concepire, la cui inutilità e stupidità diventa strepitosamente controproducente. Perché quando esce Esperienze pastorali, il tentativo di condannarlo e il tentativo di farlo fuori lo fa diventare una celebrità. Il tentativo di farlo fuori non era fatto per far fuori lui, era già incominciato prima con la nomina a vescovo di Bartoletti, a vescovo di Lucca, l'allontanamento di Turoldo, il tentativo di disarticolare quel tipo di cose, colpire Milani faceva parte di questo tipo di cose. Lui non se ne accorge. Fabrizio Gifuni ha avuto la gentilezza di leggerci alcuni brani delle cose. Vi faccio sentire la cosa della lettera a Bartoletti del 58. Caro Enrico, prima Leda e la Dora, poi la mamma, poi Don Benzi, tutti congiurati, hanno deciso che io dovevo scriverle un biglietto d'auguri e io obbediente. Il primo augurio è che lo Spirito Santo le dia un po' di sfacciataggine e di maleducazione. Le insegni insomma a dire la verità senza preoccupazioni di carità, di pietà, di prudenza, di edificazione. A me risulta che questo lei non l'ha mai fatto. E quando se ne parlava insieme, lei mi diceva per esempio che non è contro la verità il tacere. Io osservo la fine che abbiamo fatto. Lei la fanno vescovo in odore di santità. Me mi fanno priore di Barbiana in odore di finocchio, di eretico, di demagogo. E lui non capisce mica che hanno fatto fuori Bartoletti, non l'hanno fatto vescovo in odore di santità, perché la quantità di violenza che incomincia ad accumularsi su di lui è enorme. L'apoteosi sarà la recensione di Perego a Esperienze pastorali, quella che esce sulla Civiltà Cattolica, 10 pagine, 0 per Mein Kampf, e nelle quali ci sono un cumulo di falsità e di calunnie su di lui che devono servire a metterlo in cattiva luce e fra l'altro che escono nel momento in cui è morto Pio XII e non è ancora stato eletto Papa Giovanni, che legge la recensione di Perego e scrive in una lettera dal conclave deve essere un pazzerello scappato dal manicomio, perché la recensione scrive esattamente a fare questo è la cosa che ha convinto qui Papa Francesco a fare lui una recensione del 50° della morte di Don Milani. Paradossalmente quel crinale della condanna del 58 di un'opera che era stata molto limata, riletta da un censore ecclesiastico imprimatur di Dalla Costa, prefazione di Monsignor Davac, è la cosa che cambia drasticamente la condizione di Barbiana. Florit, che aveva ordito questo complotto insieme a un prelato della Segreteria di Stato contro Milani, in realtà si trova in casa non più un pretino isolato con il quale poter fare quello che voleva, ma una persona che ha una notorietà pubblica, una visita pubblica, alla quale Fioretta Mazzei, a cui lui non dà grande merito, fornisce molte volte una tribuna per parlare, che finisce da un'altra parte. Il suo scontro con Florit sarà fulmicotonico. E anche qui vi faccio sentire un pezzettino di una lettera del 66, che è quella della famosa definizione. Caro Cuccio, ier l'altro è entrato un giovane autista in divisa. Si è presentato come l'autista del cardinale e mi ha consegnato una lettera. 3 pagine di crudeltà, di falsità, di ingiurie. È la risposta alla mia di 2 anni fa. Dice che se non mi hanno mai affidato una parrocchia è perché manco di carità pastorale. Sono classista, sferzante, credo di prendere la gente con l'aceto e invece ci vuole il miele, eccetera, eccetera. Ci ho sofferto per qualche ora. Poi mi è passata perché lui è un deficiente indemoniato.
Basti pensare alla scelta del momento. Mi accusa ora che sono fuori combattimento di cose che se avesse creduto vere aveva il dovere di dirmi quando ero giovane e potevo correggermi. Pensa che è il primo rimprovero che ricevo dai miei superiori in 19 anni di sacerdozio. Mai mi ha chiamato o è venuto a cercarmi per insegnarmi a amare il mio popolo oppure a chiedermi se era vero quel che gli sussurravano i suoi informatori. E capire quest'uomo non era mica una cosa facile neanche per Florita, naturalmente, ma in un certo senso neanche per noi, perché il problema che, come avete sentito anche poco fa, emerge molto chiaramente è quello che attorno a lui la crosta di cose che c'è è molto forte. Lo sforzo che ho cercato di fare è stato quello di riuscire a rendere tutta la forza, la violenza, la insopportabilità di questo suo linguaggio e la insopportabilità della sua esperienza. A cosa serve rileggere Don Milani oggi? Diceva giustamente Brunetto, un altro libro su Don Milani, ce ne sono onestamente parecchietti. Poi Don Milani è uno di quelli che ha avuto la sfortuna di morire prima di Walter Veltroni, per cui se ne è occupato anche lui, che si commuove per tutte le cose di tutti quelli che muoiono, e noi abbiamo la grazia di Dio di essere ancora vivi, quindi forse sfuggiremo a questa condanna, però non si è salvato neppure dalla Eicher a un congresso del PD, che se fosse stato vivo gli avrebbe presi a calci in culo per tutti i secoli dei secoli, amen. E perché ritornare su questa figura e tentare di riassaporarne il sapore? Secondo me ci sono almeno due buone ragioni per farlo. Una è quella che diceva prima quel brano di Scholem che vi leggevo. Epoche come la nostra, nelle quali niente può essere più tramandato e la tradizione ammutolisce. C'è una discussione che da noi capita in Fondazione per le Scienze Religiose almeno una volta ogni due anni con Christoph Theobald sul tema della trasmissione della fede. Oggi è evidente a tutti che la questione della trasmissione della fede, che è il problema dei problemi, è un problema rispetto al quale non c'è soluzione. Non ci può essere trasmissione della fede attraverso strumenti di carattere pedagogico. L'idea che il calcio, la polisportiva, il campeggio, il biliardino, neanche quelli di età ratzingeriana, il calcio in veritate, il biliardino in veritate, il campeggio in veritate, e neanche quelli bergogliani, il campeggio in uscita, il campo in uscita, il biliardino in uscita, sono delle soluzioni alla trasmissione della fede. Perché quella trasmissione della fede non è un problema di tecniche del marketing, del pacchettino del religioso, ma è una questione dell'urgenza con cui la cosa viene sentita da chi la comunica. Quello che fa sì che il Vangelo risuoni come il Vangelo è che il Vangelo funziona. Se il Vangelo non funziona è che non è stato annunciato come Vangelo, è stato annunciato qualcosa d'altro. Per definizione dovrebbe essere così, non so se sbaglio mi corrigerete, come diceva quello là. E allora oggi una figura come quella di Lorenzo Milani aiuta a riscoprire l'esigenza di radicalità, di verità profonda che c'è nell'esperienza cristiana di oggi. Riuscire a far sì che la tradizione abbia un contenuto da trasmettere, un qualche cosa che tocchi la vita, ma non perché l'ha detto uno che ha fatto il corso di psicologia dai salesiani, ma perché c'è qualche cosa che fa risuonare quella verità della parola per com'è, e non semplicemente, come è stato in questi 10 anni del papato di Francesco, l'idea che alla fine basta che l'autenticità cristiana ce l'abbia lui e il cattolicesimo diventa una platea di telespettatori dell'autenticità cristiana del grande capo. Apoteosi di tutto questo, la preghiera del Covid, che tutti vi ricordate, no? Anziché fare una cosa un po' ortodossa, che era un'Ave Maria idioritmica
no, in cui tutti c'erano Maria a casa loro alle 8 meno un quarto del giorno dei tali, è diventato il più grande mega show mondiale di tutti i tempi, con uno che faceva il cristiano e gli altri che guardavano fare il cristiano a lui. Come dicevo il mio collega di Agraria, se sapevo così non diventavo neanche ateo, perché il cristianesimo da vedere è abbastanza bello, non è per nulla faticoso, nel breve tempo non annoia e quindi lo si può anche fare. Seconda cosa su cui ritornare su Don Milani, secondo me serve ancora molto, è quello che per una società come la nostra insegna qualcosa di piuttosto serio ed importante. C'è una cosa che a me colpisce, può darsi che io mi sbagli, che vuol dire, sia ipersuscettibile e così via, però mi colpisce l'entrata nel nostro linguaggio pubblico e politico degli eufemismi. Non so se avete notato, ma in questa società non esistono più ingiustizie, esistono solo delle disuguaglianze. E noi prudentemente, cosmeticamente, vorremmo evitare che le disuguaglianze diventassero troppo grandi, perché siamo buoni d'animo in fondo e non vorremmo che le disuguaglianze crescessero troppo. C'è nell'esperienza di Don Milani, nel suo rompere con il suo ceto, nel rompere con una classe sociale che non era la più responsabile delle ingiustizie che c'erano nel mondo, a dire la verità, da tutti i punti di vista, l'idea che ci sia invece qualche cosa che può essere fatto. Faccio sentire ancora una delle lettere ultime a Francuccio, sempre letta da Gifuni, vediamo se la trovo subito, se no, eccola qua. Caro Cuccio, stasera ho provato a mettere un disco di Beethoven per vedere se posso ritornare al mio mondo e alla mia razza, e sabato far dire a Rino: il priore non riceve perché sta ascoltando un disco. Vedo invece che non me ne importa nulla. Volevo anche scrivere sulla porta I don't care più, ma invece me ne care ancora molto. E questo tipo di cosa è un problema con il quale tutti quanti ci misuriamo, non solo nella Chiesa ma anche nella società, ed è questa assoluta mancanza di autenticità che si percepisce nel dibattito pubblico. La politica ridotta ad uno strumento col quale si cerca di offrire a singoli segmenti di elettorato il tipo di caramelle che piacciono a quel segmento di elettorato, e il vecchio ammonimento delle nostre mamme, non accettare caramelle dagli sconosciuti, ritornerebbe ad essere piuttosto buono in queste circostanze. Allora mi sembra che ritornare a visitare una figura di questo genere possa avere un valore civile, spirituale, politico e teologico, per dirlo in maniera un pochino più forte, di cui sembrava che ci fosse un gran bisogno, e nonostante il disastro di marketing di mettere una lettera greca in un titolo di un libro italiano, cosa del quale non verrò mai perdonato né in questa né nell'altra vita, però mi sembrava che ne valesse la pena. Grazie. Grazie professore, credo che abbiamo tutti estremamente apprezzato la finezza di alcune osservazioni, la passione anche di questa ricostruzione storica, che, come dice la seconda di copertina, non vuole essere una attualizzazione falsa, lasciando tutta la distanza tra un presente, il suo, che del nostro è altro e diverso. Io ho veramente meditato un po' su questo, e alcune riflessioni che il professore ora ci ha fornito mi hanno assolutamente confermato in alcuni passaggi. C'è il tempo per un breve dibattito, o forse per una battuta tra i relatori, professor Salvarani una replica, Don Gildo? No, beh, credo, certo. Sì, credo che
siano emerse tante cose interessanti, tante cose importanti per l'oggi. La domanda che mi verrebbe da fare ad Alberto è come si comporterebbe con il cammino sinodale oggi, Don Milani. Se lo prenderebbe sul serio, se sarebbe triste per l'esito, se scommetterebbe ancora. No, questo credo che non sia una domanda che non va bene, non è il suo mondo, non è la sua cifra, non è la sua cosa. Credo che sia il contrario. Credo che sia il cosiddetto cammino sinodale, in cui non si vede tanto cammino e neanche tanto sinodale, che dovrebbe confrontarsi con lui. C'è una tendenza oggi diventata piuttosto frequente e per certi versi apprezzabile, per l'amor di Dio, che è quella, come dire, di cercare di regolare i conti con i grandi stigmatizzati del passato, con delle forme di beatificazione postuma piuttosto rapida. È capitato con Mazzolari, è capitato con Don Milani. A Don Minzoni ha dovuto aspettare il centenario per sentir dire che era un delitto fascista, perché fino a quel momento lì era stato ammazzato dalla violenza. Che non fosse morto di freddo l'avevano capito tutti, però insomma che fosse proprio solo la violenza e basta non era così poco da dire. Credo che sia il rovescio: il sinodale si deve confrontare con questo tipo di esperienza e col fatto che, secondo me, è la cosa più importante di Esperienze Pastorali, opera che abbiamo messo nei meridiani di Mondadori e che mi sembra estremamente lungimirante, perché in fondo qualche volta si ha l'impressione che le illusioni di quella pastorale là, sulla quale lui fa delle osservazioni a volte, come dire, sociologicamente fuori tempo rispetto a noi, ma in molti altri casi molto puntute presenti, siano ancora i paradigmi con i quali in fondo ci si vorrebbe muovere. Perché a dire che è finita la cristianità sono capaci tutti, ma comportarsi come si comporta chissà che è finita per davvero, questo è tutto un altro andare, per cui non escludo che il cammino sinodale avrebbe avuto particolari interessi. C'è in lui, questo notava anche prima Don Gildo, una concentrazione sul concreto reale della sua azione che fa sì che il Vaticano II, che una cosa che poteva per mille cose interessargli, si allontana 10.000 chilometri, che la riforma liturgica, l'altra cosa che poteva interessargli mille volte, rimanga per lui lontana 10.000 chilometri. La riscoperta della Bibbia, che in uno come lui che si era inventata questa idea di un catechismo biblico, lontano 10.000 chilometri, non è il tipo di cosa che lo interessa. Lui ha una concentrazione fortissima sulla cosa che sta facendo, che è quella cosa che in qualche caso ho definito messianica, nel senso che anche qui, questa è come Buber, suppone che il gesto messianico non è che si accende un grande lampione, tutto quello che è l'oscurità diventa luce, ma che sia una piccola fiamma che dice all'oscurità che l'oscurità non è onnipotente. Questo è il messianismo. E lui è concentrato sul suo piccolo fiammifero e su questo, per cui non credo che gli avrebbe interesse per strumenti di carattere generale, neanche per la riforma della Chiesa, in senso generale, non è il suo oggetto. Credo che sia chi vuole la riforma della Chiesa che deve cercare di capire cos'è e qual è il tipo di urgenza cristiana ed evangelica che c'è dentro. Ah, non vi ho fatto sentire invece la cosa che devo farvi sentire, scusate, perché c'è la cosa del prete cristiano, e perché questo è il suo tipo di coscienza che lui ha. C'è un passaggio di quell'intervista che ho citato anche nel volume di Don Bensi, nel quale Don Bensi racconta la morte di Don Milani, ed è lui che Don Milani che dà quella definizione lì. La voce che sentite è quella di Don Bensi in persona, che ha seguito le sofferenze, le lotte di Don Milani. Come pensa che gli sia
stata rivelata la grazia di Dio. Povero Passerotto, gli era una cosa meravigliosa, perché è una sofferenza incredibile nella carne, nello spirito. Nello spirito, perché anche in quei 3 o 4 mesi di malattia, quando aveva degli oscuramenti, sentivi Dio come terribilezza, presenza giudicante, così, ecco. E guardava lei, i suoi bambini che stavano giorno e notte con lui, 4 o 5, sempre guardava, e lui li guardava, e lì dentro sentiva il calare di Dio attraverso di sé in loro, ed era molto bello. Non poteva fare niente che fosse soverchiamente religioso all'esterno, lui prete, perché stava negli ultimi 3 o 4 mesi dalla sua mamma, che è israelita ancora, non voleva dargli fastidio con le manifestazioni esterne religiose, poi non voleva. Ma gli ultimi 8 giorni ci viene anche la mamma mia, veda come muore un prete cristiano, e volle che io gli leggessi alla mamma, io non volevo essere, la passione di Cristo nei 4 evangelisti. E poi volle gli ultimi 4 giorni, i suoi ragazzi e tutti gli amici, gli ultimi 5-6 giorni, continuamente la preparazione alla vita eterna. E la riceveva scherzando e diceva: parti anima cristiana, oggi muove, faceva tutto e metteva, ma basta, sì, capito io. E questo era il racconto di Bensi degli ultimi giorni, ed è questa autenticità del prete cristiano, del bambino ebreo che non vuole dare fastidio alla mamma, anche se è diventato prete, che però sente questa urgenza qua, ed è quello, credo, che sarebbe la cosa che servirebbe forse anche al sinodo. Don Gildo vuole aggiungere una parola? Io ho già fatto. Così lo usiamo, sì, un po' come chiusura. Io penso che vale proprio la pena di rileggere Don Milani, e ringrazio sinceramente Alberto per questa piccola fatica, piccola perché prima aveva lavorato tanto, e proprio perché mentre la riforma, diciamo così, del Vaticano II adesso mostra tutta la corda, proprio per questo ho fatto quelle domande, perché... E aggiungo, anche in Don Zeno si troverebbe che non è stato colpito dal Concilio più di tanto, perché secondo me erano molto concentrati sul reale, molto positivamente sul reale. Proprio questo è quello che secondo me diventa molto educativo oggi, no? Dove appunto la riforma conciliare, che sbocca fino al sinodo con tutti i problemi che ci sono, mostra che non è la risposta piena, mentre c'è sempre un problema di attrezzare bene la struttura della Chiesa, di togliere un po' di ruggine, eccetera, eccetera, e come aggiustare una Chiesa, dopo si va a celebrare, ma dipende come si celebra dentro. Quindi lui è un grande testimone proprio di questo, erano troppo concentrati per interessarsi su queste cose. Al tempo stesso, per io, se ho fatto un po' di critica, è che erano un po' poco attenti agli altri. Loro sono stati massacrati, soprattutto Don Milani, però le ragioni degli altri non emergevano. Non lo so, questo Alberto lo dico a te che sei quello che ha studiato di più queste cose, forse io chiedo l'impossibile, ma c'erano anche le ragioni fuori, per questo io ho detto... E questo per me è un po' strano, per questo io non ho sottolineato particolarmente l'ebraicità di Don Milani, perché in un qualche modo non c'è, no? E cioè, proprio la parola poteva prendere in una storia come la sua una corposità. E cioè, la sua è molto, quello che è molto avvincente è che non è che lui ha scoperto che il laicismo della sua famiglia non aveva rispettato un tesoro che c'era. Ha fatto un salto che veniva dalla sua interiorità e dal bisogno degli altri. E lì, allora, lì si potrebbe riflettere, cioè, sono dei grandissimi testimoni, ma la storia deve andare ancora avanti. Poi, tra l'altro, sono molto commoventi le coincidenze con Don Zeno, ho parlato al plurale anche se non è legittimo. Il Papa è andato a visitare le tombe di tutti e due, per esempio. Certo. Il pallottoliere di Don, come si chiama, il servita che hai citato prima, Rondo.
Turoldo, Davide e Maria Turoldo, cioè ci sono delle cose molto molto simili, l'amore per i ragazzi, attraverso l'educazione creare un mondo futuro, paragonare la scuola di Barbiana e Nomadelfia sarebbe molto molto interessante, sono due personaggi paradossalmente assai simili. Mentre per esempio, ma adesso non voglio rubarvi tempo, mentre Don Zeno è un contadino che conosce il Vangelo dal contadino e quindi ne parla tra le zolle, ma guarda Alberto come la vita di Don Zeno si determina quando lui decide di laurearsi. Don Zeno ha lasciato il lavoro, ha lasciato la scuola a 12-13 anni perché voleva stare coi braccianti della sua famiglia abbastanza benestante, fossolese come il sottoscritto, da qui le mie passioni, no? E l'altro invece non voleva fare, è molto interessante metterli in un dittico che la direbbe lunga, perché tutti e due hanno capito che ci mancava un mondo che fosse cristiano, questo hanno urlato tutti e due. E l'educazione dei ragazzi, a Barbiana attraverso la scuola, in Don Zeno attraverso la creazione di una nuova società che è Nomadelfia. Civiltà cristiana. Sì, sì. Cioè, secondo me, per questo vale la pena di continuare a pensarli, ma facendo un passettino avanti. Tu hai fatto un sano lavoro di demistificazione del ricordo di Don Milani. Un filino, io amo molto le pars costruens, faccio sempre questo tipo di osservazioni. Io penso che ci si potrebbe mettere lì a pensare, da punti di vista molto critici, molto radicali, vedere cosa davvero ci insegnano, no? Perché per esempio oggidì può darsi che la parola sia scivolata via di nuovo e nonostante i teoremi bibliofili penso che sia facile essere d'accordo su questo. Quindi questi personaggi sono dei grandi santi e ci aiutano a mettere la testa a posto. Chiudo davvero, avete visto che ho detto del tuo libro, l'aggettivo per me più importante è commovente. Per me è stato un libro commovente, ma non per una sentimentalità verso Alberto, no? Ma per quello che leggevo e che era un aratro sconvolgente che rigirava molte cose. Grazie della vostra pazienza. Credo allora davvero di raccogliere il sentimento del pubblico per questo pomeriggio molto intenso. E quattro aggettivi e un sostantivo che abbiamo ascoltato e che credo possano degnamente chiudere: commovente, spietato, incandescente e scomodo. Però dall'altro lato vorrei chiudere con la parola urgenza. E credo davvero che non ci sia miglior modo per celebrare a nostro modo il centenario. Grazie a tutti, grazie ai relatori, buonasera.